appuntamento delle provinciali sono un banco trovato sul percorso di Irpinia di Base, che come sapete è un movimento che si è costituito da poco e che si sta radicando sul territorio. Diamo un nostro contributo alla costruzione di un centrosinistra che guarda alla provincia per trasformarla, per seminare e raccogliere elementi di riformismo, elementi che possano far uscire fuori il nostro territorio dalle sacche di difficoltà enormi che abbiamo davanti. E ovviamente sul piano comunale, tra l'altro avendo consumato un dibattito consiliare che voi amici della stampa avete avuto modo di ascoltare come noi, rimaniamo all'opposizione non essendoci stati forniti elementi da parte del sindaco a supporto dell'avvio di una fase veramente nuova, anzi abbiamo assistito alla riproduzione stanca di elementi che nulla lasciano intravedere rispetto ad una seconda fase. Il sindaco Foti mi pare sia stato indicato dal Partito Democratico soprattutto per la funzione istituzionale che lui ricopre in qualità di sindaco della città capoluogo. A fronte di questo, essendoci noi chiaramente collocati in un'area che è quella di centrosinistra, riteniamo, non mi pare ci siano le condizioni per fare un ragionamento terzo, e noi siamo abituati a confrontarci con le cose che esistono e non con quelle che potrebbero esistere, sosteniamo Foti, ma lo facciamo chiedendo a Foti di convincerci della bontà del nostro sostegno, e soprattutto vorremmo che qualcuno leggesse gli aspetti politici a fronte di questo sostegno. Noi siamo stati eletti in Consiglio Comunale all'opposizione, abbiamo un ruolo che i cittadini di Avellino ci hanno conferito, che è quello di pungolo, di verifica, di controllo dell'attività amministrativa. Poi siccome abitiamo in Irpinia e non sulla Luna, siamo disponibili a verificare le condizioni, se le condizioni mutano. Allo Stato non mi pare di poter dire questo. Ma io ritengo che il centrosinistra in provincia di Avellino abbia il dovere di realizzare tutti i percorsi possibili per arrivare alla costruzione di un centrosinistra che non si risolve in una formula, che io non voglio neanche ulteriormente aggettivare, ma che tenga dentro un campo riformista la necessità di governare queste comunità con il segno della solidarietà e della volontà ferrea di voler trasformare le cose. Non mi pare che invece, tenendo tutti sullo stesso piano, confondendo le responsabilità politiche, rinnegando le storie e le culture di ciascuno di noi, si possa ambire ad avere la speranza di poter modificare le cose. Ipotesi di larghe intese che sono balenate, che si sono lasciate configurare anche in vista delle regionali, sono più che altro la risposta dal mio punto di vista stanca e inconsistente di una politica che vuole autoreferenziale, che vuole conservare se stessa.